Benvenuti o bentornati sul canale e in questo nuovo video. Allora, come starete leggendo dal titolo, oggi facciamo un mega try on haul di Fashion Nova, che tra l'altro è tipo il primo try on haul primaverile di quest'anno, quindi sono super entusiasta, ho preso un sacco di cose un po' più per le temperature che stanno arrivando, un po' più caldine, cose un po' più colorate, quindi sono super contenta di spacchettare tutto insieme a voi. Come sempre vi lascio giù nell'info box il link ufficiale al sito di Fashion Nova e i nomi di tutti i capi che andrò a mostrarvi, così voi potete cliccare sul link e nella barra di ricerca mettere il nome del capo a cui siete interessati. Ma bando alle ciance, andiamo subito a spacchettare tutto insieme. Pesco a caso come sempre e iniziamo bene, perché vi ho detto che ci saranno cose più colorate rispetto al solito. Di solito io indosso tipo sempre il nero, il bianco, il beige, però la primavera è tipo l'unica stagione che mi fa venire voglia di mettere davvero cose colorate. Si chiama Noël Jumpsuit nel colore magenta e ho preso una S. Io prendo di tutto una S, secondo me Fashion Nova veste giusto, né piccolo né grande. Ok, ho capito subito di cosa si tratta da questa cosa qui e avrei voluto lasciarla tra le ultime cose, perché secondo me questa qui piacerà tipo a me e a quattro gatti, però a me piaceva tanto, quindi l'ho voluta prendere, l'ho pescata per prima e va bene così. È una jumpsuit con lo scollo a V, sì, direi a V, le maniche lunghe e i pantaloni che vanno giù tutti belli aderenti. Non so se avete visto, ma quest'anno vanno tantissimo di moda le jumpsuit stile catsuit e ha anche i guantini, quindi viene tipo tutta una cosa unica con i guantini. Mi faceva impazzire questa cosa, so che piacerà a pochissimi di voi, però io la volevo troppo, non so dove potrei mettere una cosa del genere, ma in un locale, qualche serattina particolare, a bere qualcosa, io sinceramente ce la vedo. Il materiale è super elasticizzato, quindi spero e credo che mi andrà bene, ma andiamo a vederla subito indossata. Allora babies, questo qui è il primo capo e io sto volando altissimo, mi piace da impazzire. Ok, c'è sicuramente qualcuno che vedendomi vestita così potrebbe domandarsi che cosa che non va, però a me piace tantissimo, anche se è particolarissima. Ovviamente potete indossarla anche senza guantini, però poi perde un po' del fascino. L'unica cosa che ho da dire a sfavore di questa tutina è che è leggerissimissimissimamente trasparente, quindi non potete indossarla tipo con l'intimo nero, perché appunto lo vedo che con certe luci si vede tipo il nero sotto, però a parte questo la adoro tantissimissimo, quindi per me lo stesso facciamo 5 meno, ecco. Mami, che ne pensi? Bellissima, particolare più che altro per gli guanti. Mi piace tantissimo, anche io do 5. Continuo a pescare a caso. Questo capo si chiama Make a Wish Satin Mini Dress in white, appunto, in bianco, sempre taglia S. No, vabbè, ma quanto è bello! Avevo visto sul sito questo dettaglio di brillantini, ma non mi aspettavo che fossero strascuciti così in questo modo. Non so se li vedrete dalla videocamera, ma dal vivo sbrilluccicano tantissimo. Ci sono su tutte le bretelline e poi continuano sotto le coppe. Le bretelline sono regolabili, le coppe sono preformate con una leggera imbottitura. Sotto sento che c'è il ferretto e poi va giù semplice, bianco e corto, è un mini dress ed è fatto in raso simil seta satin, appunto. Dietro ha la cernierina invisibile per indossarlo meglio e a tenerlo così in mano mi sembra bellissimo, troppo nel mio stile, spero davvero mi stia bene addosso, ma andiamo a vederlo subito perché così wow, non ho parole, soprattutto per il prezzo. Ed ecco qui anche il vestitino indossato e che dire, cioè lo vedete bene anche voi quanto è carino. Mi piace che le coppe siano preformate e che ci sia il ferretto sotto, perché fa davvero un bel décolleté, mi piace un sacco e davvero non ho nulla da dire. È troppo carino. Meraviglioso, i dettagli,
luccicanti, bellissimo, 5. 5 anche per me. Continuo a pescare a caso. Questo pezzo qui si chiama Astrid Long Sleeve Rushed Top, nella versione blu, sempre in taglia S. Ve l'ho detto che avreste visto qualche colorino in più in questo haul, e questo qui dovrebbe essere anche in palette, se non mi sbaglio. Esperte di armocromia, fatemelo sapere. È un semplice toppettino così, con le maniche arricciate. Sembrano dei spaghettini questi, spero che sì. Sono elasticizzate. Dietro ha tutta la schiena completamente trasparente, quindi sicuramente lo dovrò indossare senza reggiseno, ma per me non è un problema, non lo porto molto spesso, oppure con qualcosa di carino in pizzo che si veda dietro, mentre davanti non è trasparente perché all'interno è foderato. Molto 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 carino a tenerlo così in mano. Andiamo a vederlo indossato. Ecco qui la magliettina indossata. Non fateci caso ai pantaloni, sono quelli che avevo già su, però la magliettina mi piace tantissimo come sta. È semplice, però essendo appunto con le maniche trasparenti così in tulle, con queste arricciature, magari la rende un po' più particolare. Mi piace anche lo scollo squadrato. E nulla, non ho nulla da dire contro. Per me è 5, veste bene, è comoda, mi piace. Mami? Mi piace tantissimo. Lo scollo è come cade sul seno, bellissima. 5 do io. Ah, ecco, mi ricordavo che avevo preso qualcosa da mettere insieme al top di prima. Infatti ho preso dei jeans. Questi qui si chiamano Let Loose High Waist Jeans, nella versione light blue wash e nella taglia 5. I jeans di Fashion Nova non hanno le solite taglie S, M, L, eccetera, eccetera, ma partono dalla 0 e poi vanno a non so che numero, ma hanno praticamente tutte le taglie. Una S per me corrisponde alla taglia numero 5, perché io di solito su Fashion Nova prendo la S, mentre di jeans prendo la 5 e vanno benissimo. Eccoli qui, lavaggio medio chiaro, che mi piace sempre tanto, vita alta ovviamente, per me è sempre vita alta. Qui hanno il bottoncino classico, la cernierina, le tasche davanti e poi la gamba va giù un po' a palazzo, che comunque è un modello che va super super di moda in questo periodo, ma comunque mi piace tantissimo perché secondo me sulle persone bassettine come me slancia un sacco, soprattutto se ci mettete degli stivaletti con il tacco o dei sandali con il tacco sotto, vi fa molto più alte di quello che siete. Dietro ha le tascone, per il resto sono super super semplici, senza strappi, senza nulla. E andiamo a vedere anche loro indossati. Allora babies, ecco qui i jeans indossati e li ho messi insieme alla magliettina di prima, anche per farvi vedere come pensavo di abbinarli. I jeans mi piacciono tantissimo comunque, vestono molto bene. I jeans di Fashion Nova hanno la particolarità che mi stanno sempre giusti in vita, invece di solito fanno quel brutto difetto dietro, cosa che quelli di Fashion Nova non fanno assolutamente. L'unica pecca è che sono un pochettino lunghi per me. Però, come vi dico sempre, è davvero raro per me trovare un pantalone che è a palazzo dritto o un jeans dritto che non sia lungo, perché magari gli skinny li arriccio un po' e vanno bene, ma questi sono sempre lunghi, però non fa niente, di solito li accorcio, ormai ho la mia sarta di fiducia. Per il resto comunque mi piacciono tantissimo, indosso. Mami? Mi piacciono tantissimo. Hai ragione, mi ricordo che una volta tutti ti facevano quel dispetto lì dietro. Soprattutto Fashion Nova sono top nei jeans. Mm-hmm. Li hai presi anche a me, mi ricordo, anche su di me stavano perfetti. Sì, sì, ma i jeans sono tra i loro punti forti, quindi sì. Vado sempre sul sicuro. 5 le do io. 5 anche per me. Continuo con il pescaggio. Ecco qui, questo pezzo si chiama Just Let It Go Leggings Set. Ah sì, ok, me lo ricordo benissimo. Questo qui magari potrebbe essere uno dei pezzi un po' meno entusiasmanti, perché ho visto questo set e semplicemente mi sembrava super comodo per camminare, allenarmi, ma anche per stare in casa. Questo qui sono cose che metti, lavi, quindi l'ho visto carino e l'ho preso. E si tratta di appunto questo set. Magliettina semplice con lo scollo semplice tondo, va giù abbastanza lunga e poi ha le maniche lunghe che finiscono così. Il materiale è estremamente morbido, infatti ci speravo, e poi comunque mi piaceva anche
questo tono di verde, un po' con questa trama marmorizzata, forse non marmorizzata, ma non saprei come altro descriverla. E poi ci sono appunto anche i leggings, anche loro semplicissimi, dei leggings elasticizzati in vita e poi vanno giù stretti così fino alla caviglia. Andiamo a vederlo anche lui indossato. Allora babies, questo qui è il set indossato. Io la magliettina l'ho messa un pochino dentro sul davanti, mentre dietro l'ho lasciata lunga, però potete lasciarla anche, ecco, così sarebbe. Appena l'ho messo su ho notato subito quanto è morbido sulla pelle, è morbidissimo e comodissimo. E nulla, non gli ho trovato nessun difetto, non è nemmeno trasparente nel pantalone, è fatto bene secondo me, perciò per me 5 su 5. Mami? Fantastico, 5, mi piace tantissimo. Oh, sì. Passiamo da una cosa un po' meno entusiasmante a una che invece, appena l'ho visto, lo volevo troppo. Ci ho pensato un sacco perché ho detto: Lorena, ma quando metti una cosa del genere? Quando la metti? Però alla fine il lato extra in me ha vinto e quindi l'ho presa. Comunque si chiama Special Event Satin Glow, nella versione white, sempre in taglia S. Oh mamma mia, che meraviglia! Dal vivo è ancora più bello di quanto lo era sul sito. Ovviamente è un vestitino, la parte superiore è tutta riempita di queste perline e strass, sono cuciti sulle bretelline e sulla parte superiore delle coppe. Poi è fatto a corsetto, infatti ha tutte le stecchette. Le coppe sono preformate e leggermente imbottite come il vestitino bianco di prima. Andando più giù a questo dettaglio sempre di perle e strass che riprendono la parte superiore e va giù lungo tutto il vestito fino a terra, perché infatti questo è un maxi abito. Ha anche il sottogonna, quindi la gonna ha addirittura due strati di materiale, dietro ha la cernierina invisibile e poi è fatto praticamente anche lui in satin, raso, similseta. Non ho mai capito come descrivere bene questo materiale. Non so quando potrei indossarlo perché ha un matrimonio, assolutamente no perché è bianco. Magari se facessi il compleanno in estate, giugno, luglio, agosto, massimo settembre, io sceglierei un vestito del genere assolutamente. Purtroppo il mio compleanno è a novembre, però nel caso voi siate una di quelle persone, cioè che meraviglia è questo vestito, non vedo l'ora di vederlo indossato e sono super curiosa, quindi andiamo subito. Eccolo qui babies, che meraviglia questo abito indossato. Ovviamente non fate caso al fatto che deve essere stirata la gonna, è stato ovviamente piegato, ha preso le forme, però veste davvero benissimo, il corpetto è meraviglioso, poi tutto questo gioco di sbrilluccichie, perle, sembra quasi un abito da sposa, cioè sinceramente se io dovessi sposarmi e fossi on a budget lo prenderei in considerazione, ma ancora meglio se fate tipo il compleanno in estate e... è spettacolare, mami. Ah, io sono senza parole, veramente. Io gli do 5, è meraviglioso. Senza parole. Assolutamente 5 anche per me. Proseguiamo con il prossimo capo. Beh, abbiamo visto un sacco di cose colorate, ci mancavano le cose nere. Questa qui si chiama Nova Season Long Sleeve Jumpsuit nella taglia S, colorazione black. Vi ho detto che vanno di moda le jumpsuit in stile catsuit e ne ho presa una fucsia. Potrevo mai non prenderne anche una nera super classica e infatti ho trovato questa qui e l'ho acchiappata subito. È semplicissima, ha lo scollo tondo, le maniche lunghe e poi ovviamente è una tutina con i pantaloni tipo leggings che vanno giù stretti. Questa non ha i guantini, quindi è un po' meno extra. Secondo me, anche se avete un paio di stivali magari per fare contrasto, bianchi o di un altro colore, con una giacchettina in similpelle bianca o qualcosa del genere per smorzare, oppure se volete magari andare anche sul total black, mi piace un sacco. Il materiale è morbidissimo, sembra
cotone elasticizzato. E quindi andiamo subito a vedere come sta anche lei indossata. Allora, babies, ecco qui la tutina indossata e mi fa impazzire addosso. È ancora più bella che tenuta in mano. E poi indossandola ho scoperto che ha i buchi per i pollici, esattamente come la magliettina che indossavo prima. È una cosa che io adoro, un particolare che mi piace un sacco, avere qualcosa sulle maniche, guantini, buchi per i pollici, lo sapete, e quindi mi piace ancora di più. Per una volta nella mia vita una tutina intera non ha il busto lungo, quindi mi veste davvero bene, non fa difetto col cavallo basso, quindi per me è assolutamente un 5, mi piace tantissimo. Bellissima, mi piace tantissimo anche a me, sai che stavo pensando anch'io, la prima tutina che sì, viene che bene. Non è lunga il cavallo. Sì, sì. Io do 5, bellissima. 5 anche per me. Proseguo con il pescaggio, altra cosa nera, questa qui si chiama Big Plans Blazer Pant Set nella taglia S, colorazione black. Non so se avete visto che ultimamente stanno andando tantissimo di moda i blazer con gli inserti trasparenti. Dovrebbe essere un trend partito da qualche sfilata di qualche brand di lusso, non mi ricordo bene quale, forse Mugler, non so pronunciarlo, però ho visto questa versione, diciamo, ispirata a quei capi su Fashion Nova, ovviamente super cheap in confronto a brand di lusso, e quindi ho voluto assolutamente provare. Il blazer è questo qui, è nero, ha i shoulder pads, cioè le spalline imbottite. A me piacciono un sacco, so che ci sono alcune persone che non amano le spalline imbottite, io le adoro. Ovviamente ha maniche lunghe e poi c'è appunto questo dettaglio in vita, eccolo qui, trasparente, fatto tipo in tulle trasparente. Sul davanti si allaccia con questi gancini qua e poi va un pochettino più svasato, diciamo, in fondo, ma è un set, quindi c'erano anche i pantaloni. Ovviamente a vita alta, dietro hanno la cernierina invisibile e vanno giù a gamba dritta, un po' sì, stile palazzo, diciamo. Sulla modella stava divinamente, mi sembrava super elegante, in più mi ricordava quei capi che stanno andando un sacco, quindi andiamo a vedere anche questo set indossato. Ed ecco qui anche il set indossato e con qualche piccolo accorgimento mi piace tantissimo. Però io avevo intenzione di indossarlo inizialmente senza il reggiseno, sulla modella era senza il reggiseno, mentre con questa giacca non è possibile perché si vede troppo, perciò ho messo sotto una bralette barra reggiseno nero e così mi piace davvero un sacco. E poi un'altra cosa, il pantalone, come per il jeans, è piuttosto lungo, quindi dovrò assolutamente farlo accorciare, ma per il resto con reggiseno accorciando i pantaloni lo adoro, questo dettaglio qui davvero bellissimo. Mami? A me la giacca la adoro, mi piace tantissimo, il pantalone forse un po' meno. Davvero? Sì, un po' mi sembra un po' larghino. Sì, è tipo a palazzo. Sì, a me piace, sì. A palazzo. Comunque io per questo motivo 4 faccio. Ok, ultimo capo che c'è nel pacco e poi ho un paio di scarpe. Questo qui si chiama Don't Waste My Time Mini Skirt. E questa gonnellina appunto in raso, così tutta bella luccicante, sul lato ha la cernierina invisibile e poi va giù un po' così, un po' frufru. Spero sia a vita alta, lo dico perché forse mi sembra un pochettino corta con la vita un po' larga, non vorrei che andasse tipo sui fianchi, speriamo di no. Andiamo subito a vederlo e a vederla indossata. Allora, babies, questa qui è la gonnellina indossata. Non fate caso all'abbinamento, non la metterei con questo top che è super sportivo, mentre la gonnellina non lo è così tanto, la vedrei con qualcosina di più carino, un toppettino carino, una camicetta. Comunque, alla fine sì, è a vita alta. È della lunghezza giusta, come piace a me. Mi piace tantissimo come sta indosso, è super svolazzante. E secondo me la sfrutterò un sacco questa primavera-estate. Mami, cosa ne pensi? Mi piace tantissimo.
Adesso poi che arriva estate hai ragione, 5 anch'io, bellissima. Infine ho preso un paio di scarpe, ho iniziato a fare qualche esercizio in più, passeggiatina, se avete visto il mio ultimo vlog lo sapete, e quindi volevo anche un paio di scarpe nuove per potermi allenare e camminare. Perché per quello ne ho solo un paio, ho altre sneakers, scarpe da ginnastica, però non sono tipo quelle da camminata, da palestra, leggere. Ho visto queste e ho pensato magari potessero essere un'alternativa economica valida e si chiamano All My Hype Sneakers, c'era in più varianti colori, ho preso la grey e il numero che ho preso è il 6, dovrebbe corrispondere, se non ho capito male, a un 36. Arriva ognuna nelle loro dust bag e la scarpa in questione è questa. Qui su questa parte sono fatte in tela, sono super leggere infatti, non so se poi saranno adatte per camminare, allenarsi. Poi essendo in tela ho pensato che anche qui magari non farà male. Non lo so, le proverò, nel caso vogliate aggiornamenti scrivetemelo nei commenti e vi farò sapere magari su Instagram. Bene bene bene, questo era tutto. Se siete arrivati fino a questo punto del video lasciatemi questa emoji giù nei commenti, così saprò chi sono i true babies che guardano il video fino alla fine e non mi abbandonano fino alla fine. Vi ricordo che giù nell'info box vi lascerò il link al sito ufficiale di Fashion Nova e i nomi di tutto quello che vi ho mostrato, così potete cercare i capi che vi interessano nella barra di ricerca. Vi lascio anche il link per seguirmi su Instagram e su TikTok, venite a fare un salutino anche lì, mi fa sempre super 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 piacere. E nulla, io vi mando un grosso bacio e un grandissimo abbraccio ad ognuno di voi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!